Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi a questo canale e mettete un bel like alla fine di questo video. E vi raccomando, condividete il video e incoraggiate i vostri amici a iscrivervi a questo canale. Oggi continuerò a parlare dell'argomento che ho sospeso qualche settimana fa, cioè la stampante 3D, che nella mia stampante l'ho chiamata Leo C8. Nel video precedente ho parlato della struttura metallica, adesso l'ho realizzata, ho stampato il mio primo pezzo con questa stampante, è venuto abbastanza, diciamo, accettabile per quello che deve fare. Il primo problema che ho riscontrato è stato proprio nella fase di settaggio. La stampante l'ho messa qui sopra, su questo c'è un ripiano qua sopra e ce l'ho così frontalmente. Il problema nel settaggio è stato sul motore Z 1, perché la barra filettata assiale a un certo punto non scorreva in modo fluido, la barra oscillava. Questo probabilmente è dovuto al tipo di supporto che mi hanno mandato, fosse un po' rovinato. Per risolvere il problema ho dovuto, come vedete nella foto, svitare dei dati. In questo modo ho permesso al supporto di avere un certo gioco, in questo modo saliva e scendeva tranquillamente. L'altro problema che ho riscontrato è il problema delle mollettine. Sul piano, sul vetro e sul piatto, praticamente non ci ho messo queste mollettine e durante la stampa il vetro andava spostandosi. Se vedete nella foto, sotto tra il vetro e il piatto, ci ho applicato una pasta termica. Questo perché in questo modo ho una distribuzione omogenea, uniforme della temperatura. Perché, come sapete, i metalli non sono sempre tutti dritti. Quindi, dove la parte metallica non tocca il vetro, non riesce a distribuire, scusate, a distribuire in modo uniforme la temperatura. In questo modo ho risolto il problema. Questo è un principio che si usa anche sui processori, sui CPU, quando si va a applicare un radiatore sopra un processore, si applica sempre questa pasta termica in modo che le due parti metalliche aderiscono in modo perfetto e abbiano una distribuzione della temperatura. In effetti non ho avuto neanche bisogno di applicargli lacca, colla, perché aderiva che è una bellezza il pezzo, anzi ho fatto anche fatica a staccarlo, perché era ben attaccato, ben aderente al vetro. Come vetro, per adesso ho usato un vetro normale, un vetro tradizionale, perché non ho trovato quello lì piombo, quello ceramico. Spero di trovarlo più in là. Adesso vi faccio vedere come ho settato il mio programma Cura. Lo so che anche altri l'hanno fatto in altri video, però in questo video vi presenterò una soluzione per evitare che l'ugello possa urtare contro queste mollette. È una soluzione molto drastica, però necessaria per evitare che la nostra macchina, la nostra stampante si rompe. Ok, andiamo al video. Dopo aver installato il nostro programma Cura, e se non sapete dove prenderlo, vi metterò in descrizione il file dove scaricarlo e vi ricordo anche che è gratis. La versione che sto utilizzando io è 3.1, quindi dopo averlo scaricato e installato, andiamo su Configura Cura Stampanti, quindi Aggiungi Stampante, andiamo su Custom Aggiungi Stampante, andiamo a modificare i valori X, Y. Allora, nel nostro caso andremo a mettere 200 perché il piatto, il piano che si riscalda è di 22 centimetri. Dobbiamo togliere 2 centimetri perché andando a mettere le mollette avremo un'area di lavoro molto più piccola. Se non facciamo questo, rischiamo che se andiamo a fare un progetto, a stampare un progetto che ha una dimensione di 22 centimetri, l'ugello andrà al 100% a colpire la molletta e in questo modo possiamo danneggiare la nostra stampante. Ripetiamo la stessa operazione anche per Y. Per la Z, ovviamente, il problema delle mollette non c'è, quindi lo portiamo a 240. Il piano di lavoro è rettangolare e deve essere riscaldato. Non fate l'errore di cliccare su origine al centro, anzi, andate anche a controllare dopo aver fatto fine che non sia stato messo per errore al centro, perché
Io per errore l'ho fatto e quando sono andato a fare la prima stampa mi sono trovato l'ugello che andava fuori dal piano e stava buttando giù il materiale. E ci ho perso davvero la testa a cercare di capire il problema dove stava. Pensavo che la colpa era della stampante, quando invece c'era questa opzione abilitata. La versione di G-Code è il RepRap, visto che utilizziamo questo tipo di scheda. Il G-Code invece con l'estrusore originale dobbiamo andare a inserire questi valori. Quindi CTRL-C e questo file lo metterò in descrizione, incolla. E la stessa cosa per l'end, per il fine lavoro. CTRL-C, incolla, ok. Per la testina, 0. Altezza, 0. Numeri di stesura 1, a meno che non abbiate 2, e il diametro del materiale 1,75. Ovviamente ho messo 1,75 perché l'estrusore che utilizzo io utilizza questa misura. Dimensione dell'ugello 0,4, perché l'attuale ugello che ho io è di 0,4. Fatto questo, fine. C'è un'altra cosa da inserire: i profili per la stampa. Io me ne sono creato uno personale con delle preferenze del tutto personale che comunque su varie prove e anche vari pareri sembrano essere i valori più ottimali. Quindi se volete inserire lo stesso profilo che ho usato io potete fare così, importa, io vi darò questo file in descrizione, lo potete scaricare, cliccate su apri, ecco qui, e lo va a importare. Ovviamente qua adesso ce ne troviamo due perché già ce n'era uno caricato con lo stesso nome. Allora, rimuovi perché non serve. Chiudi. A posto. Il programma è pronto. Non dobbiamo fare altro che mettere su il progetto. Per chi non l'ha mai fatto, si fa in questo modo: file, apri file. Andiamoci a cercare il nostro progettino. Ce l'ho qui, eccolo qui. Supporto, questo è quello che ho modificato io. Eccolo qui. Questo è il progetto che andremo a stampare. Come avete quasi vedete, c'è la stampante e l'altra. Quindi dobbiamo selezionare la stampante in corso. Leo. Leo, muoviti. Ecco qua. Leo C8, eccolo qui. Ovviamente dobbiamo anche abilitare il profilo, quindi preferenze, estensioni, profilo, Leo C8, ok, è già impostato. A posto. Infatti, vedete qua è scomparso, non è possibile modificare l'altezza dello strato. Nel nostro caso, con la nostra stampante, l'altezza ideale è sempre 0,2. Ok, per il riempimento andiamo a scegliere in base all'utilità del progetto. Io poi più avanti andrò a fare dei modellini, quindi anche se sta a 20 o a 10, poco importa, tanto all'interno dei modelli che vuoto o pieno non fa differenza, tanto non deve avere, non deve essere diciamo resistente. Poi adesione a piano o generazione di supporto, se lo volete abilitare, abilitatelo. Comunque, nel caso come l'ho realizzato io, queste due sono opzioni totalmente inutili. Forse la cosa migliore potrebbe essere questo qui, in cui generando una sorta di bava laterale permette di fare una specie di spurgo del materiale e darvi una stampa più di qualità. A questo punto vi lascio e niente, ci sentiamo più avanti perché se non mi arriva il materiale da Ali non posso continuare a modificare la stampante. Buona giornata a tutti, vi raccomando di condividere questo video e di riempire di like.